Salve a tutti raga e ben ritrovati qui da Mr. Watti. Oggi per Retro Gamers, come promesso, continuiamo con, diciamo, la scia dei giochi dell'incredibile Hulk, tant'è che questo Ultimate Destruction è il sequel del gioco di Hulk basato sul film, ma che è stato purtroppo ignorato ingiustamente solo perché non era collegato a nessun film. Però è molto molto particolare e naturalmente è stato fatto dagli stessi sviluppatori e quindi hanno ascoltato le critiche del vecchio gioco ed è una roba fighissima. There's a thin line between good and bad. I Povera walk that formichina. Line every single when I stray from it, people die. My name is Bruce Banner, and this is me. I'm not a person anymore. Sì, Hulk più o meno è fatto allo stesso modo, insomma. I did this to myself. Però da quello che ho letto addirittura sembra che in questo sequel abbia perso la dualità. Si gioca solo con Hulk, sarebbe un peccato secondo me, anche perché continua a evidenziare già nell'intro la dualità, quindi il valore di essere Bruce Banner. Mi spiacerebbe che abbiano tolto quei momenti stealth che comunque arricchivano il gameplay. Quindi sostanzialmente questo è a tutti gli effetti il sequel del film. No, tu pensa! Quindi io in realtà sto facendo una simulazione di un militare per vedere come si controlla Hulk, eccetera. Madonna, che figata! Veramente un'evoluzione incredibile rispetto al primo gioco, anche perché è un open world, se non ricordo male. Una roba pazzesca. Pazzesco. Sembra fatto di cartone, però ci piace lo stesso. Sì, questo lo so saltare, sì. Quindi c'è addirittura anche un approfondimento ancora di più sulle combo. Hanno aumentato un sacco di gameplay. Perfetto, perfetto. Cosa? Sono vista dall'alto del mondo, ragazzi. Considerate anche che questo gioco è in contemporanea ai giochi Spider-Man di Raimi, che come abbiamo visto sul canale Viola, sono veramente un disastro purtroppo. E cioè, hanno goduto di più su Hulk che su Spider-Man, stranamente. Abbiamo 6 stelle. Ho soltanto per trovare gli obiettivi indicati dalla missione, sì. E che poi qua non c'è neanche il salto e basta. Ce lo carichi proprio il salto, come si vede da qua. Quindi anche giustificato perché diventa leggermente brillante per farti capire quanto sarà la potenza. Complimentoni. Non so perché è così sconosciuto, dovete assolutamente recuperarvelo. Che ci si arrampica. Cioè dai! È veramente l'upgrade del gioco che abbiamo visto prima, che già era bello di suo. Sì, un attimo, volevo partire dal primo esercizio, se permettete. Esercizio 1? No. Il più lontano, l'avete messo. Salti caricati. Sì. Secondo gli standard normali, persino quelli più brevi. Sono considerati impossibili da eguagliare. Segui le istruzioni che fanno sullo schermo per abituarti. Niente pulsante via, poi lascialo per eseguire. Ok. È solo una prima parte questa, dove ci sono i soldati che cercano di capire Hulk come funziona. Ah, posso addirittura ruggire, c'è il comando per. Cioè, ha tutto, pure ruggito. Che cazzo gli vuoi dire? Non manca più niente. Come controlla Hulk per davvero? È veramente. Ah, in ordine, per quello non li prendeva. Uno di 60 di fumetto. Giustamente. No, perché cosa ci mettiamo come collezionabile? Tratto da un film Marvel, da un fumetto Marvel. Mettiamoci un fumetto. Geniale, non può essere altrimenti. Ci sono decine di copertine di fumetti. Poi ogni fumetto che trovi. Ma siete geniali! Cosa manca più in sto gioco? E quella è l'uscita, suppongo. Vabbè, raga, tanto Massimo lo faremo poi bene in live, come dico sempre. Però per adesso cerchiamo di andare avanti. Perfetto, perfetto. Adesso torniamo col vero Hulk, quindi. Bruce, where the hell have you been? Oh, out getting some fresh air. Well, I'm glad one of us was. All right, listen to me. I've intercepted a transmission coming out of Branson Military Base. Some spook named Blonsky's taken charge. They're planning a major foray in your direction as we speak. Bruce, he's requisitioned half the men and supplies in the base. They know you're out there and they're coming for you. I want you to come back into town and lay low for a while. You're in real danger out there. Len, if I came into town, everyone would be in danger. Bruce, as your doctor, I'm urging you to reconsider. Your health's deteriorating by the hour. You're not going to find a cure for the Hulk out there by yourself. Hey, you worry too much.
Nobody knows I'm here. Ma perché dici queste cose che portano sfiga? Infatti. Dr. Banner, I've waited a long time to make your acquaintance. Don't be ridiculous, Blonsky. We give away our position. Corporal, send in a fire team. One round towards the outhouse by the west wall. Yes, sir! Alpha-1-Niner, Tango is in the clear. I repeat, Tango is clear. Ecco, si è già trasformato. Adesso controlliamo le Hulk. Quindi. Siamo pronti! Ah, ok, potenziatore. Ma non c'è bisogno di bloccarmi il gioco. Dai, dai, è così perfetto. Figata, figata. Ma di nuovo. Altri soldati come se servisse. Venite qua. Pavam, perfetto, così. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Mamma mia come ho svolazzato. E spacco. Sono corazzati, non posso essere leggero. Attacchi non messo, solo con attacchi caricati. Gli armati sono sempre corazzati. Sono appena i nemici per scoprire. Ah, ok. Arrivo, Merda. No, un attimo che arrivo. Sì, ho capito, lo sto facendo. Vai, 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 vai. Michele, devo ribaltare, lo ribalto. Ma perché ci passi attraverso? Capite che avete rotto però, Basta che sei peggio di Tenzin contro Cell, smettila. Dai, vai, ribaltati. Ma è una roba antifisica questa, scusami, Se io gli sto sotto, noi poi salto. A casa mia dovrebbe ribaltarsi. Assolutamente facile, l'hanno veramente ricalibrato benissimo. Salvo? Ok, sono salvo. I'm more concerned with what Banner left behind. There. I want that bio container before it's destroyed. Abbiamo il secondo Hulk come nell'ultimo film. I have a job to do, General. Banner left his toys in the playground and I'm not about to watch them burn. Ah, subito il contatto. Io veramente andrei avanti per ore, perché è veramente fatto bene. They took the machine from me. It was the only chance I had. I didn't have anywhere else to go. Okay, follow me quickly. Perché i capelli verdi Hulk? Look, I know, and I'm sorry. The sickness is getting worse. I think the Hulk's trying to break away from me and I don't know how long I'll be able to continue. Che bella evoluzione qua. It's far from completion, but it's a start. With your expertise added, we can get into your neural generators and figure out what triggers the beast. Not with this kind of processing power. I mean, Len, how are we going to equip it? I already thought of that. Here, put this on. What is it? Think of it as a video game. No, vabbè, il videogioco nel videogioco. You're looking at a 3D model of a handheld neural interface. It can perform read or write operations. Cioè, hanno già previsto il VR. Violently transforms you into the Hulk. I know it won't be pleasant, but it's the only chance we've got. Ma come se ne va? Eccolo che si risveglia. Quindi niente Bruce Banner, mai più. Solo Hulk e basta. Tanta roba hanno aggiunto. All units be on the lookout for Dr. Bruce Banner. 5'11, medium build, brown hair. È alto come me. Non è armato ma è pericoloso. Ah, bell'obiettivo, semplicemente. Sì, me l'hai già detto delle copertine, però... Dai, Viecce, sono qui. Viecce, sono qua. Che cazzo vuoi fare? Vieni. Vieni, sono qua. Sono qua. Mamma mia, che figata. E allora? Basta. Perfetto, perfetto così.
Perché non vi arrendete? Visto che siete dei pagliacci. Ma non capisco se stanno spawnando in base a dove sto andando io, perché manco a farlo apposta. Non so se è definibile open world, però la struttura ce l'ha, eh. Come gli arrivo? Sì, dai. Abbiamo sta missione e via. E anche Hulk è migliorato anche graficamente. Beh, sì, quello è ovvio. E come suggerimento? Ma c'è un suggerimento per dirmi cosa fanno i suggerimenti? Cioè, è pazzesca sta cosa. Nessuno l'ha notato, che magari no, però. Quanto stai andando, però, non esagerare, dai. Così, perché posso. Ma tu pensa. Devo spaccarla, chiaramente. Letteralmente. Ma cosa volete fare? No, raga, io ve li porto tutti i giochi di Hulk in live, sono troppo belli. Ditemi qua sotto nei commenti se ve lo ricordate, se l'avete giocato e cosa ne pensate, ma a me non sembra male. E tra i miei giochi preferiti assolutamente. Perché fa quello che deve fare. Si chiama Hulk e porca puttana usi un Hulk. Cioè non è che possa non piacerti questo gioco e odi Hulk il personaggio, ma per il resto è impossibile odiarlo. È fatto troppo bene. Cosa c'è? Cosa c'è che ti turba? Ah, sì, lo so l'obiettivo, sì, lo so. Voilà, e voilà. Permesso, gentilissimo. Sì, ma non me la devi fare la cinematica. Adesso non esagerare, dai. Pure! Ah, pure, stai esagerando. Perché è l'ultimo e quindi mi devi essere stronzo. Voilà. No, ah sì, eh. Perfetto. Cosa succede? Cosa succede? Un'altra missione. Storia e sfida. Addirittura abbiamo anche le cose secondarie. Per me, a parte qualche ripetizione, qualche cosa stupidina, no? Che si perde un attimo, no? A farti delle cinematiche inutili, a nel suggerimento spiegarti cos'è un suggerimento. Concettualmente comunque dai, ci siamo. È un gioco veramente meraviglioso che voglio portare assolutamente in live su canale Viola, come sapete. Ricordo come al solito di compassare in descrizione per il mio canale Viola. Per essere di riferimento su come noi vogliamo tutti i videogiochi. Il mio filo Hotpad scrivo storie, il mio secondo canale Rap Massimo, il mio canale WTF, in disegno riesco film vecchi dimenticati. E su Udemy dove ci sono i miei tutorial di siti web e videogiochi. Vi ringrazio come sempre per la visione. E ciao Mr. Watti.